Ciao a tutti, piccolissimo messaggio video per ricordarvi di venire a trovarci a Lucca. È il mio primo messaggio, quindi mi impappinerò mille volte. Scusate. Allora, sì, dovete venire a trovarci a Lucca perché quest'anno abbiamo lo stand al Padiglione del Giglio. E il Padiglione del Giglio è quello in Piazza del Giglio, che è appiccicata a Piazza Napoleone, quindi è facilissimo da trovare. Il nostro padiglione, leggo perché non mi ricordo, è il numero E309. Comunque lo trovate perché è dalla parte del teatro vicino a un'uscita, quindi è facile. Allora, tra l'altro, lo stand l'ho progettato io, quindi mi raccomando, è bellissimo. E poi mi direte. Allora, che cosa c'è nel nostro stand? Cosa c'è? C'è innanzitutto Lumina. Che ci abbiamo fatto a ristamparlo e quindi siamo contentissime. Poi c'è una roba nuova, che è il side, quel di Lumina, che è, ve lo mostro, questo, tadan, parla di Shani. Diciamo per ingannare un po' l'attesa sul numero 2 su cui stiamo lavorando, approfondiamo un po' le vicende di Shani. E questa è una cosa. Ci saranno gli autori, perché non abbiamo disegnato noi. Lo ha disegnato Paola Mormino, che è bravissima, e Lorenzo Lanfranconi l'ha colorato, che è bravissimo, e Maurizio Fernago lo ha sceneggiato, che è bravissimo, che tutti bravissimi, e li potete trovare lì in stand, che disegnano, fanno le dediche, tutto quanto, e magari li conoscete. Gli orari, che non vi ricordo perché sono un milione tutti diversi, insomma, vi trovate la schedina su un link che vi lascio in qualche modo sotto questo video, sull'evento su Facebook c'è un evento che è tipo Tatai Lab a Lucca e lì c'è scritto un po' tutto, riassunto quello che io vi sto dicendo in modo confuso. Allora, quindi ho detto questo, quello. Ok, in stand cosa trovate poi? Un'altra roba fighissima che sono delle statuette di Lumina, fatte da Valerio Bonfantino, fatte scolpite a mano, sono tipo giganti 30 centimetri di statuetta, una è di Shani e un'altra raffigura Voin. Sono bellissime, cioè una roba. E poi ci sono anche altre sorpresine, sempre riguardanti statuette, però quella è una sorpresina, quindi verrete e vedrete. Poi, un'altra cosa importantissima, sempre riguardo Lumina, è che sabato passerà a trovarci Remo, starà in stand con noi, Remo Baldi, che è il compositore che ha fatto la host di Lumina. E quindi anche con lui magari è interessante farci una chiacchiera. Ok? Altra ospite importantissima allo stand è Chiara Giuliani col suo progetto Anima, che sapete che è in crowdfunding in questi giorni. Il libro ovviamente non sarà a Lucca perché se vinciamo il crowdfunding si fa, se no. Però insomma lei sarà lì, disegnerà. Chiacchiererà, spiegherà un sacco di robe, la potete conoscere, quindi passate. Tra l'altro ci sono anche un sacco di, vabbè, di un po' di tutti i progetti che abbiamo in Tatai, ma su Anima, su Lumina abbiamo spille, cartoline, insomma un sacco di robina figa, quindi passate. Non l'ho ancora mai detto, passate per esempio. Poi ci sono una serie di eventi. Una serie di eventi che anche quelli li trovate tutti per benino in ordine sul link che vi lascio, comunque ve li accenno. Il primo è giovedì mattina con Fonte Grafica, che è la tipografia del nostro cuore. Ci sono i due boss, diciamo, di Fonte Grafica che ci spiegheranno tutte le varie tecniche di stampa super ninja che sanno fare e come demo, diciamo, di una di queste tecniche super è stata realizzata una cartolina e la tecnica è la lamina olografica e verrà regalata, diciamo, a chi compra lo spin-off e durante l'incontro. Quindi affrettatevi perché è a tiratura limitata e penso che finiranno abbastanza in fretta. Un'altra cosa di cui saremo ospiti è una tavola rotonda organizzata da Anime Click, questo è il venerdì,
con una serie di altri autori fighissimi, e l'incontro è a tema mangaka italiani. E poi per finire, sabato, abbiamo un incontro in cui parleremo di Lumina alla UBIC. Io spero di essermi ricordata tutto. Comunque sia, se mi sono dimenticata qualcosa, sicuramente mi sono dimenticata, lo trovate all'evento, quindi cercate su Facebook e trovate tutto, ma anche sulla pagina trovate tutto. Un bacio, ci vediamo a Lucca!